tutti, sono qui con il mio fantastico specchio di Jeffree Star e le mitiche forbici, perché io comincio il video e abbaglio i cani, perché voglio aprire insieme a voi questo pacco che mi è appena arrivato, che contiene due nuove parrucche. Vi lascio qui nella delle informazioni, insomma, video in evidenza, video che ho fatto sulla mia collezione di parrucche, perché cominciano ad essere un bel po', per essere comunque una non appassionata comunque di cosplay, comunque che non le uso per lavorare, ma solo così per passione, ma comunque è troppo carino riuscire a cambiare look, cambiare anche così, insomma, sentirsi un po' diversi solo con una parrucca è troppo divertente. E ho ordinato due nuove parrucche perché le voglio comunque di modificare un po' le mie foto su Instagram, un po' comunque il mio stile. Non ricordo bene cosa ho preso, perché le ho ordinate inizio mese, ci hanno messo un po' stavolta ad arrivare. Le ho ordinate sul mio solito sito dove ordino sempre le mie parrucche, che è Wigaholics, si chiamava, ora Wiga Fashion, comunque sempre lui, perché credo una o entrambe, non lo so, non erano più disponibili, ma ovviamente quando io l'ho ordinata non c'era scritto, e quindi ci hanno messo un po' a rifornire il magazzino. Comunque alla fine oggi è il 21 e comunque il pacco arriva da Kuala Lumpur, quindi insomma non ho aspettato tantissimo. Infatti sono molto veloci. L'unica pecca sono le spese di spedizione, perché considerate che per queste due parrucche, che alla fine sono anche economiche, costano una ventina di euro ciascuna, ho pagato quindi 40 euro le parrucche e 40 euro le spese di spedizione. Quindi le spese di spedizione sono care, però devo dire che sono comunque veloci nel momento in cui appunto ordinate, se sono disponibili vi arrivano praticamente subito. E quindi niente, apriamo. Mi sono portata anche lo specchio, così mi do un attimo una controllata se le metto bene, perché la videocamera non riesco a vederla bene da qui. E quindi apriamo senza tagliare le parrucche, perché io sarei capace benissimo di tagliarle. Sono contenta perché ho voglia di... arrivano dentro la busta questa qui con... le palline, quindi plastibo, sì, credo che si chiami così. Ok, le parrucche non sono di una qualità eccelsa, comunque io ce l'ho da un paio d'anni ormai e comunque le uso, e non è che si siano rovinate particolarmente. Per ogni parrucca, come al solito, vi arriva, ce l'ho una marea di questi cosi, e potrei anche buttare ma non li butto, vi arriva il sostegno per metterle. Io vabbè, non è che ci abbia tutto questo gran posto per metterle. Poi vi arriva per ogni parrucca la spazzolina, e anche di queste ce l'ho una marea, che sono spazzole metalliche. Poi la retina per i capelli, che però io non uso perché ho i capelli corti. E per ogni parrucca vi arriva anche il suo set di mollettine, che sono sempre del colore abbinato alla parrucca, e sono 2, 4, 6, 8 mollettine per ogni parrucca. Bando alle ciance, tiriamo fuori le nostre parrucche. Ah, che c'è? Che mi hanno mandato? Vediamo un po'. Ah, i patch per le occhiaie. Vabbè, può darsi pure che li uso per una volta. Quanto bisogna tenerli su? Mezz'ora. Vabbè. Di che marca? Decout Women. Ma che cosa? Comunque, mi hanno mandato anche dei patch. Va bene. Quindi questo è questo da buttare. Apriamo le parrucche, che sono la cosa che ci interessa di più. Allora, sono ben sigillate, come vedete, nel loro apposito pacchettino, e c'è scritto addirittura che si possono lavare a 30 gradi. Io però sinceramente finora non l'ho ancora mai lavate, però vabbè, le uso giusto in casa, insomma, non è che
le porto in giro, a parte quando vado a Lucca Comics, ma per il resto, insomma. Senti, io direi, per non sapere come si dice né leggere né scrivere, tagliare tutto. Dopo mille tentativi, con il rischio di rompere anche lo smalto, ho aperto il tutto. Buttiamo via questa cosa perché già la odio. Ogni parrucca poi è tenuta insieme anche da questa apposita retina da buttare. Allora, ho voluto prendere, un caschetto. Io adoro i caschetti, questi che sono... però forse questo non è così, sì, questi che sono più corti dietro e più lunghi davanti, cioè io li adoro, infatti dei capelli proprio che io adoro sono quelli che aveva Rihanna nel video di Umbrella, insomma in quel periodo lì, Wiga Fashion si chiama il sito, e mi piacevano tantissimo, le trovo veramente molto molto sexy, e l'ho presi di questo rosa, vabbè. Qui ci sono delle raccomandazioni su come lavarle, come metterle, diciamo, in conservarle, ma tutto, si trova tutto anche sul sito. Io direi di provare questa mitica parrucca e vediamo come mi sta. Guardo nello specchio perché, ripeto, non riesco a guardarmi. Allora, questa ha il biondo qui davanti. Ok. E il caschetto. La sistemo un attimo. Carina. Il caschetto mi piace tantissimo. Ora non so se qui davanti farò tipo una frangetta, perché quelle che ho alla fine davanti sono sempre molto molto lunghe, andrebbero scorciate, tagliate, non so, poi vedrò, insomma. Comunque, questa è la parrucca, tipo Rihanna. Solo che non ricordavo di averla presa rosa, mi sembrava di aver preso un colore più normale, tipo un castano, perché comunque rosa ce n'ho, comunque vabbè, è un altro taglio completamente, e quindi boh, mi piace, carina. Ok, questa è anche un po' più particolare, comunque, che è appunto questo taglio così, quindi ho preso questa. Dovrò sistemare un po' il davanti, non lo so, mo vediamo. Comunque questa, e poi quest'altra. Comunque ero convinta, che capelli ho non lo so, non lo voglio neanche sapere, ero convinta di averla presa marrone, ma vabbè. Abbiamo anche quest'altra con molta nonchalance. Ok, quest'altra è blu, ma blu scuro, io ce l'ho un'altra ma è turchese, e questa è la blu da prendere, mi ricordo, sì, così blu, perché comunque mi dà un senso di un po' vampiresco, non lo so, mi piace. Togliamo il suo cartellino delle avvertenze. Ok. E proviamo anche questa. Questa è bella bella lunga. Ma io ho sempre voluto i capelli di questo colore. Mamma mia quanto mi piacciono! Oddio quanto sono belli! Infatti anche la tinta che ho fatto ieri sera, che me l'ha scuriti tanto, è un po' bluastra. Però alla fine io non posso fare colori troppo troppo pazzi per il lavoro che faccio.
Oddio, quanto mi piace questa! È bellissima, bellissima! Che bel colore! È un blu molto molto... che tende un po' tipo anche un po' al grigio. Oddio, bellissima! Questi sono proprio i capelli che vorrei, che bello! Ah, questa... subito ci faccio qualche foto per Instagram. Sì, questa mi piace tantissimo. Più dell'altra, che tra l'altro io pensavo di averle prese marrone. Vado a prendere un attimo il cellulare. Ah no, avevo preso sì pink blonde e deep blue. Vabbè, vorrà dire che più in là, perché comunque ecco, viste le enormi spese di spedizione, non mi va di fare subito un altro ordine. Più in là ordinerò qualcosa di normale sul marrone. Ero convinta di avercela messa uno, forse allora non ce l'ho più messa, o comunque avevo pensato di mettercela, o per qualche motivo l'ho tolta, boh, non ricordo. Comunque, ok, io e la mia fantastica parrucca blu, oddio quanto è bella questa è bellissima, vi salutiamo e grazie per aver guardato anche questo ennesimo video. E fatemi sapere se anche voi siete amanti delle parrucche, se vi piacciono e se quando vedete foto di ragazze con le parrucche non le vorreste avere tutte quelle parrucche. A me piace tantissimo perché mi permette comunque di essere diversa, anche se solo per un pochino, però cioè i capelli dei miei sogni, questi sono i capelli dei miei sogni. Ok, ciao, e vi ricordo che sotto trovate il link ai miei ultimi video, sì, che sto dicendo, ai miei social. E al prossimo video. Ciao!